Amici, il diario del web, il diario Montoni, eccoci qui con Pecco Bagnaia e Stefano Manzi. Ciao a tutti, buone feste. Correranno, ecco, auguri a tutti intanto, ma correranno l'anno prossimo come compagni di squadra, quindi avversari di squadra, in Moto2 con la SUT del team VR46 Sky. Calex. Con la Calex, la SUT era vera una volta, non c'è più. Adesso non va più di moda. Non va più le di moda, però la stanno lavorando, stanno rifacendo. Sono tornati, il prossimo anno due team. No. Ecco, beh, voi siete contenti di dire, Calex è una sicurezza, appunto, già che una siamo sicurezza. Lì. Con quella si vince, cioè gli altri vincono, quindi... Allora, tutte e due siete, diciamo, dei neofiti della Moto2. Sì, sì, rookie tutte e due, con storie diverse. Sì. È bello questo. È bello, sì, perché tu hai una storia, diciamo, più, come dire, più regolare, nel senso che sei stato un po' di anni in Moto3, sì, adesso è arrivato il momento, sei maturato, hai vinto, no? Sì, sì, sì. E invece lui è troppo grosso. Io, la mia storia è: sono arrivato, sono tornato indietro e adesso sono tornato. Ha fatto spaccato il culo a tutti. Ti sei messo in luce con un quarto posto fantastico. Silverstone. A Silverstone. Quella è una gara da incorniciare. E adesso ce ne saranno un'altra serie, no? Sì. Allora, voi siete simpatici, giusto? Più o meno. Abbastanza, cioè, dai, siete un po' diversi. Già, quindi va bene. Tu sei l'ignorante, lui è quello. Io ho l'ignoranza fatta in persona, dicono. Dicono. Io cerco di essere un po' più tranquillo, dai. Sì, però poi dopo, insomma, potrebbe essere un vantaggio avere questi caratteri così diversi. Sì, ma lui fa così adesso, ma dopo in pista è ignorante come una campana. In pista bisogna per forza di cose essere aggressivi e ignoranti, quindi va bene. Così. Però lui fuori si tiene, io invece sono sempre uguale. Bravo. In pista fuori... Sì, ha due caratteri molto diversi, secondo me. Ecco, ma... è un team importante, cioè, ed è una prima anche per Sky, arrivare per la VR46, arrivare ad avere ufficialmente, insomma, il proprio nome, così, un proprio team in Moto2. Quindi è il secondo passo di una storia che si spera che arriverà lontano, magari proprio con voi, chi lo sa. Quindi è importante. Sentite la pressione o vi fa solo... è bello? Beh, un po' di pressione come nel team Sky c'è per forza, perché forza mediatica molto alta, quindi sicuramente un po' di pressione ci sarà. Bisognerà vedere chi di dovere ci aiuterà a toglierla via, quindi Pablo dovrà aiutarci molto in questo, su questo lato qui. Però Pablo sarà team manager di tutti e due, sì, Moto3 sì, e Moto2. E secondo me però ci dà una carica in più. Ecco, tu invece non te ne frega io, a me mi dicono non c'è pressione addosso, però io cerco di ascoltarli. No pressione, però già le presentazioni, cioè presenti il team alla finale di X Factor e tutto. Comincio a dire, non è un posto normale. Mi sa che qui c'è della pressione, però dai, cerchiamo di non pensarci. Beh, pensa anche che tutto questo però vuol dire che le cose saranno fatte seriamente, giusto? Sì. Per cui non avrete dei problemi che qualche team invece ricorrentemente nel moto mondiale magari da metà stagione in poi Se vai bene queste pressioni ti vengono a favore. Quindi siete motivati, tranquilli, adesso alla un po' grande. Di vacanza. Vorrei la salterei tutta. Vorrei fare domani Natale, dopodomani Capodanno, dopodomani ancora il mio compleanno e poi la prima gara. Che giorno compi gli anni? 14 gennaio. Ecco, appunto, immaginavo. Tu invece... 29 marzo. E allora, vabbè, dai, te puoi anche aspettare. Anche tu hai voglia? Tanta. Cioè, il Qatar gli anni. Sì, la settimana dopo il Qatar. Io, dai, non vedo l'ora di correre. Questa nuova... A me basta anche i test. Adesso andiamo a febbraio. Quando si gira, dopo... Ricominciare ad andare in moto. Bello sì, quello. Bisogna andare sulla moto. Perfetto, e questo periodo vacanza ma anche di lavoro, no? Andate alla palestra comunque, in ogni caso sempre moto e palestra, quindi comunque un periodo di scarico, però ci sta. Ma anche di carico, di accumulo, diciamo, di forza, di voglia, di concentrazione, va bene. Bravi, allora auguri ancora a tutti e bocca al lupo voi due. Buon Natale, buone feste, ci vediamo. Ciao. Ciao.